Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi propongo una buonissima ricetta tutta americana, e cioè la pumpkin pie. La pumpkin pie è una torta a base di zucca ed è una delle ricette più classiche della cucina americana. Viene preparata durante un tutto l'autunno, ma viene mangiata soprattutto il giorno del Thanksgiving, infatti rientra quasi sempre all'interno del menù del giorno del ringraziamento. Possiamo dire che solitamente gli americani preparano la pumpkin pie in maniera molto veloce, nel senso che comprano una pasta frolla già fatta, mettono la purea di zucca che comprano già nella canna, nella lattina, che quindi c'è già la purea fatta, la mettono dentro, aggiungono un po' di pezzi e la infornano. Mentre io oggi ho cercato di fare proprio l'italiana, cioè quella che vuole preparare tutto da me, e quindi ho preparato la pasta frolla, poi ho preso le zucche, le ho fatte in forno, insomma ho fatto tutto da zero, in modo che se anche voi volevate provare a fare appunto da zero, riuscivate con questa ricetta a fare tutto il procedimento. Adesso vi lascio la ricetta, fatemi sapere se la provate ovviamente e se vi ispira. Era la prima volta che la cucinavo, era la prima volta che anche la assaggiavo e devo dire che mi è piaciuta molto e sono molto contenta della ricetta che ho trovato, quindi fatemi sapere se la rifate e se vi piace anche a voi. Ciao, vi lascio la ricetta! La pumpkin pie è una ricetta piuttosto semplice, vedrete che anche se con me inizierete a farla proprio dall'inizio, dalla pasta a frolla, verrà comunque una ricetta semplice e veloce. Come prima cosa mettiamo il forno a 210 gradi Celsius. Possiamo dire senza ombra di dubbio che l'ingrediente più importante di questa ricetta è sicuramente la zucca. Negli Stati Uniti si usa la zucca dolce, la chiamano, ma in Italia va benissimo la zucca mantovana, proprio perché è una delle più dolci. Per cuocere la zucca basta tagliarla a metà, togliere tutta la parte con i semi centrale e posizionarla con la parte tagliata verso il basso. La facciamo cuocere su una teglia in forno per una cinquantina-novantina di minuti, dipende dalla grandezza della zucca. Prepariamo ora la frolla e troverete gli ingredienti esatti nella descrizione dell'info box. Comunque ci serve burro, sale, zucchero, farina e acqua ghiacciata. Io inizio a mescolare gli ingredienti velocemente con il mixer. Non voglio usare il mixer per troppo tempo per non surriscaldare la pasta frolla, però mi faccio dare un aiutino e mescolo metà della farina con il sale, lo zucchero, che è in realtà facoltativo ma io appunto lo metto, e il burro da frigo. Ricordatevi che per far sì che la pasta frolla venga bella, compatta e per non rischiare che continui a sgranarsi, bisogna far sì che appunto gli ingredienti siano freddi da frigo e che anche se usate le vostre mani, usate il mixer, l'impasto non si surriscaldi. Ho aggiunto anche la farina rimanente e adesso passo in una ciotola e comincio a impastare a mano. A questo punto è ora di aggiungere l'acqua ghiacciata e via con l'impasto. La pasta frolla non va lavorata tantissimo, però appunto va resa compatta. Quando avete creato una pallina dovete poi dividerla in realtà in due, perché vi potrà servire anche per un'altra torta, a meno che non vogliate usare l'altra pallina per creare la copertura della torta di oggi. Queste due palline vanno poi messe in frigo, appunto ne useremo soltanto una, con l'altra potete farci un po' quello che volete, le decorazioni della torta oppure biscotti, insomma vi ho dato la dose per due torte in realtà. Mentre la pasta frolla riposa in frigo per almeno un'ora, la nostra zucca è pronta, la tiriamo fuori dal forno e, attenta a non scottarvi, tiriamo fuori tutta la polpa che adesso è diventata molto morbida. Il profumo che si sprigiona in questo momento nella casa è paradisiaco, e adesso che abbiamo preparato tutti gli ingredienti possiamo iniziare finalmente a fare la nostra pumpkin pie. Impostiamo come prima cosa il forno e stavolta lo mettiamo a 220 gradi Celsius. Se vedete numeri strani è perché il mio forno è Fahrenheit, essendo in America. Infarinate e imburrate la tortiera e tirate fuori la pasta frolla che ha riposato in frigo per almeno un'ora. Io l'ho infarinato un pochino ripiano, altrimenti la mia si incollava troppo e quindi rischiavo di romperla, e con un mattarello aiutiamoci a spianare la pasta frolla in modo da ottenere un disco che sia un pochino più largo, un pochino più grande della nostra tortiera.
Con delicatezza adagiamo il nostro disco di pasta frolla sul fondo e sui bordi della tortiera. Per far sì di ottenere un bordo omogeneo, vado a tagliare con un coltello tutta la pasta in eccesso. E adesso occupiamoci del ripieno. Iniziamo mettendo in un mixer 3 uova intere, che andranno mescolate con 2 tipi di zucchero. Usiamo uno zucchero bianco normale e anche il brown sugar, che è praticamente zucchero grezzo con l'aggiunta di melassa. Penso che lo possiate trovare anche in Italia, altrimenti potete utilizzare direttamente lo zucchero bianco normale. Dopo aver sbattuto lo zucchero e le uova insieme, possiamo aggiungere la purea della zucca, un po' di panna da cucina, anche se molto spesso è utilizzato al posto della panna del latte condensato. Poi dobbiamo aggiungere dell'estratto puro di vaniglia, la cannella, lo zenzero in polvere, i chiodi di garofano in polvere e un pizzico di sale. Mixiamo bene il tutto e il nostro impasto è pronto. Prima di versarlo, bucherelliamo con una forchetta il fondo della nostra torta e appunto poi versiamo l'impasto. Se avete preparato delle decorazioni da mettere sulla torta con la pasta frolla avanzata, dovete coprirle con un uovo sbattuto in modo che vengano belle dorate nel forno, e io ho fatto delle foglie autunnali perché molto spesso la pumpkin pie è proprio decorata da queste foglie che ricordano l'autunno. Le posiziono in maniera un po' random sulla torta e poi la inforno. La torta va cucinata per 15 minuti a 210 gradi centigradi e poi il forno va abbassato. Facciamo scendere la temperatura a 190 gradi e cuociamo per almeno altri 40 minuti. Ovviamente fate sempre la prova dello stecchino per vedere se la torta è pronta. Quando il tempo è scaduto potete tirare fuori la torta e la dovete far riposare per almeno 2 ore prima di tagliarla. Il modo più classico per mangiarla è accostarla a un po' di panna montata, però io non avevo voglia di farmi la panna montata, quindi ho preparato una marmellata con i cranberries, che sono un altro degli ingredienti tradizionali del menù del giorno del ringraziamento. Fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta e se pensate di farla. Grazie mille per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao! We'll be right back.